Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video dove vado ad elencarvi 11 cose e mezzo che forse non sapete su Star Trek. Come vedete dietro di me c'ho l'Enterprise, quale migliore sfondo potevo scegliere per fare un video del genere? Parto dopo la sigla. Zitto tu! In questo periodo tutti stanno parlando di Star Wars, quindi andiamo un pochino controcorrente e facciamo un video su Star Trek, mi sono detto. E quindi eccomi qui a fare un video sulle curiosità di Star Trek. Sono cose che comunque in rete si trovano, non è che sono padrone della di chissà quale verità rivelata, però sono magari cose, cioè ho scremato cercando di prendere cose di cui magari si parla un pochettino meno, magari non tanto tra il fandom, ma comunque in generale. Sono cose che comunque magari si sentono meno dire in giro. Curiosità numero 1. Star Trek è l'unico serial che ha avuto più di un episodio pilota. Ne riconosciamo due prevalentemente, proprio se guardiamo bene la serie, ovvero quello dove c'era il Capitano Pike con un equipaggio che non era quello che conosciamo, a parte Leonard Nimoy che faceva Spock, che era già presente, e con l'astronave che non si chiamava Enterprise ma si chiamava Yorktown. Bene, questo episodio pilota non piacque alla produzione perché dicevano che era un pochettino troppo cervellotico, cioè faceva troppo pensare, loro volevano qualcosa di un pochettino più semplice. Allora ne girarono un altro, quello con Capitano Kirk, che poi in realtà fu fatto in tre versioni diverse. Ne partì poi una come episodio pilota e venne tenuto per buono, e le altre due versioni non è che non vennero prese in considerazione, diventarono poi episodi divisi in due parti, messi dentro poi nel serial. Curiosità numero 2. L'attrice che faceva il tenente Uhura non si rendeva conto della sua importanza dell'essere un personaggio di colore all'interno del telefilm, non era contenta del suo ruolo e alla fine della prima stagione se ne voleva andare. Fu convinta a restare da niente poco di meno che Martin Luther King, che ne vedeva appunto l'importanza nel contesto di quell'epoca come attrice di colore in un telefilm. Curiosità numero 3. Star Trek non fece assolutamente successo, cioè non perlomeno il successo che noi conosciamo oggi, quando uscì. Divenne di successo quando fu rieditato e rimandato in onda una seconda volta, poi tutta la serie più avanti, quindi diciamo a partire da metà degli anni 70. Curiosità numero 4. Icaro Sulu, timoniere dell'Enterprise giapponese, non ebbe un nome fino al film Rotta verso l'ignoto, quindi il suo nome non venne mai pronunciato all'interno della serie fino appunto a quel momento. C'è però una curiosità legata al suo nome, perché in realtà solo nell'edizione italiana viene chiamato per nome e non Icaro ma Helm due volte dal Capitano Kirk. Questo fu dovuto ad un errore di traduzione dell'adattatore, perché pensava che Helm fosse il suo nome. In realtà Helm vuol dire semplicemente in inglese timoniere. Curiosità numero 5. Nessuna nave ammiraglia in tutto l'universo di Star Trek, a parte la Voyager, è in grado di atterrare su un pianeta. Curiosità numero 6. Il saluto vulcaniano fu inventato dallo stesso Leonard Nimoy nel momento in cui gli dissero che avrebbe dovuto essere un personaggio senza sentimenti. Lui pensò, vabbè, ma allora anche stringere la mano per salutare è comunque troppo umano, troppo sentimentale, allora mi invento un modo per salutare che non abbia nemmeno contatto, che non debba causare contatto, e quindi faccio così. Riesco, sì. Curiosità numero 7. C'è una puntata dove si vede una ballerina aliena che è di colore verde, che fece impazzire Gene Roddenberry all'epoca, perché a causa dei filtri poi cinematografici i colori non risultano mai come uno li vede poi nella realtà. Anche oggi con la color correction funziona così, ma all'epoca funzionava perché quando poi andavi a stampare la pellicola i colori cambiavano un pochino. Allora, per vedere poi come veniva fuori quel verde, fece colorare la ballerina, l'attrice ballerina, e le fece girare la scena a parte
per vedere poi in stampa come sarebbe venuta, e ogni volta in stampa questa qui veniva fuori rosa. E allora Gino Roddenberry continuava a cambiare sto colore verde, la tonalità di sto verde, per vedere se veniva fuori, ma tutte le volte veniva fuori rosa. Insomma, si scoprì che alla fine era il montatore, cioè la colpa era del montatore, che quando vedeva che era verde pensava ad un errore della pellicola e continuava a cambiare la color. Che uno pensa, vabbè, comunicavano molto all'epoca tra regista e montatore. Curiosità numero 8. Sulle tubazioni dell'Enterprise nella scenografia ogni tanto compare la scritta GNDN, che sembra l'acronimo della ditta che le ha costruite. In realtà quello è una burla dello scenografo e del costruttore, diciamo, delle scenografie e degli effetti, che mise quell'acronimo per dire going nowhere, do nothing, ovvero non va da nessuna parte, cioè non porta da nessuna parte e non fa assolutamente nulla, per indicare che quel condotto non faceva niente, non andava da nessuna parte perché era finto. Curiosità numero 9, ovvero chiamata anche Sulu il pallista. L'attore che faceva Sulu in una delle puntate fa lo spadaccino con il fioretto. In realtà all'inizio gli volevano mettere in mano una scimitarra, ma lui disse che non voleva e preferiva il fioretto perché si dichiarava esperto dell'arte del fioretto. In realtà questa fu una palla clamorosa, lui non era assolutamente capace di usare il fioretto, e per poterlo poi utilizzare dovette iscriversi a sue spese a una scuola di fioretto. Curiosità numero 10. L'attore che interpretava Capitano Kirk, ovvero William Shatner, come tutti sappiamo, ebbe un grave lutto, ovvero morì suo padre durante le riprese del primo Star Trek, e per ovviare a ciò la troupe praticamente per 2 giorni utilizzò una controfigura riprendendola soltanto di spalle. Curiosità 11,5, vale un mezzo punticino in più perché è una curiosità molto particolare. Il concetto di teletrasporto vi sembrerà strano sentirlo, ma è stato proprio introdotto da Star Trek. E sapete perché si sono inventati il teletrasporto? Si sono inventati il teletrasporto perché far atterrare l'Enterprise fisicamente sui pianeti per far sbarcare l'equipaggio sarebbe risultato troppo costoso, gli sarebbe andato fuori budget. Allora hanno pensato a una cosa per dire, vabbè, facciamo scomparire di qui e riapparire di là. Ecco, tipo così. E grazie a questo è nato praticamente il concetto di teletrasporto. In pratica, no soldi uguale teletrasporto. Attento! Quindi niente, queste erano le 11 cose e mezzo che forse non sapevate su Star Trek. Ripeto, sono cose che si trovano, però magari l'utente medio sono cose che non sente proprio sempre così spesso. E quindi niente, spero che il video vi sia piaciuto. Ti è piaciuto? Sì, vabbè, questo poi. Mettetemi un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti, che qui ci sono tante bellissime curiosità sul mondo del videomaking e sul mondo della recitazione, delle curiosità filmiche e comunque cinema in generale. E vi saluto qui e vi ringrazio. Ciao! Tutti bentornati. Sto tribolo mi sta facendo tribolare, porca miseria. Ciao a tutti, bentornati in... T'ammazzo! Curiosità numero 8. Ma me la sono dimenticata, porca miseria, devo tornare al PC a guardare. Ma se canto mi danno la cosa del copyright lo stesso per la musica?